Un'inchiesta con quattro arresti scuote la città di Pescara e un simbolo come le terrazze, storico ristorante panoramico posto nel centro della città, piazza primo maggio, divenuto, secondo le indagini condotte nell'ultimo anno e mezzo dalla polizia locale col coordinamento costante della procura, lo strumento e lo sfogo del riciclaggio e dell'autoriciclaggio di cui sono accusati un consulente finanziario e tre imprenditori, tra cui il dominus dell'organizzazione. Originario di Napoli, trapiantato a Milano e a quanto pare legato a Andrangheta e Camorra. I tre imprenditori operanti nel settore della ristorazione e dell'organizzazione di eventi sono accusati a vario titolo pure di bancarotta. Il principale indagato, intestando le terrazze a un prestanome, ne avrebbe favorito proprio il fallimento. Un caso intricato e complesso su cui sta ancora lavorando il gruppo indagini giudiziarie della Polizia Locale di Pescara, guidato. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP Francesco Marino su richiesta dei magistrati Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta, e Luca Sciarretta, sostituto procuratore. Sequestrati i beni per 800.000 euro, ritenuti il profitto prodotto dell'autoriciclaggio della società con sede a Milano che appunto aveva in gestione le terrazze. Altri soggetti risultano indagati al termine di un lavoro compiuto con intercettazioni telefoniche audizioni di persone, acquisizioni documentali e complessi accertamenti bancari e finanziari effettuati con l'ausilio di un consulente tecnico. Tutto sarebbe partito dall'imprenditore napoletano peraltro già condannato dal tribunale di Milano e arrestato dopo un'indagine diretta dalla Direzione distrettuale antimafia che dopo aver intrapreso plurime condotte di riciclaggio aveva investito una parte dei proventi illeciti a Pescara. Questa indagine conferma, spiega la procura della Repubblica di Pescara l'attenzione verso la repressione della criminalità economica e in particolare del grave e preoccupante fenomeno dell'utilizzo di ingenti capitali di origine illecita sempre più diffuso a Pescara.